passion remoto. Ma tu rido, mamma. Tu vorrei affrontare. Chi sia? C'è. Io, Mauri, mi devo un attimo denudare per mostrare una cosa. Mi fai tipo una musica sexy mentre mi... Grazie, Mauri, grazie. Attenzione! Ed ecco voi la nuova maglietta Ruspa al chiaro di luna. Questa è molto bella. Disponibile al Games Week. Ci vediamo tutti e tre i giorni, venerdì, sabato, domenica. Venite a comprare la Ruspa al chiaro di luna. Io vorrei iniziare dicendo che intanto ricordiamo che è attivo il sito per rinviare i video. Eric.it, mi raccomando, potete mandarci video e non mandateci le memate che tanto le scartiamo. Mi raccomando, inviate cose decenti perché fanno tutti schifo per adesso. Va bene, Mauri, è tempo del video. Mauri, nel 2014 io iniziavo facendo i video di League of Legends. Ecco, io metto sta musica qua. Allora, come potete vedere, innanzitutto, in questo momento io nel mio cervello sto visualizzando in realtà un overlay con tu che giochi Shaco e Massimo Dente. Sì, sì, la mia testa sono io che gioco a League of Legends in questo momento. Ragazzi, guardate qua che roba. Ragazzi, questa è quella che era in sconto, vero? Ah, mi sa di sì. Per caso tutti quanti adesso hanno questa. È incredibile il trend, come ci rendiamo conto. Basta fare gli sconti, adesso metti in sconto il tappetino raga, così la compro tutti. Questo ragazzi è il mio monitor, ragazzi. Questo ragazzi è il mio monitor, ragazzi. No, non è ancora in vendita il monitor, ragazzi. Unboxing PC Asus Megaport by Amazon. Appena arrivato il corriere, niente raga, è una cosa stupenda. Il pacco famoso. Oh mio dio, raga. Sono partiti raga. Raga, no, vabbè. No, raga, c'è una scatola nella scatola. Ma chissà cos'è? Ma ha spento il sole. Si vede in camera. C'è un altro piede. Spostati il piede. Che fatica. Ce la faccio. Vai via. Tira dei piedi, esci da lì. Via i piedi, non li vogliamo. Sembrano i genitori di Mucca e Pollo che non mostrano mai da... Tolgo la plastica. Classico. Senti che bel suono. Cioè dovresti appare però. Tira, è plastica, non è che si fa male. Meno male che già ho montato sto PC, perché sennò. Qui troviamo il tasto di accensione, DisplayPort USB. DisplayPort USB. Mauri, è vero, sembrano il genitore di Mucca e Pollo. Muove il piede, tipo piede prensile per fare le cose. Le espressioni le fa con le gambe. Sta parlando col piede. Parla col piede. Due sei dentro. Dire una cosa. Oltre le due entrate qui non sapevo che cosa fossero. Cosa fossero? Per un mouse e una tastiera. Non speciali, però sì, diciamo speciali. Speciali. Capito, Mauri, le prese speciali. Cioè, le prese con cui noi siamo nati e cresciuti. Sono prese speciali per i bambini. Sono accorto dopo che ci stavano 5 entrate HDMI. 5 entrate HDMI? Sì, va bene. Ma dove sono? Dove? Allora, le USB sono diventate DisplayPort, ma sono diventate HDMI, non ho capito. Quante cose fanno queste USB, Mauri? Si trasformano l'evenienza. Questo qua mi sa che è tipo adesivo, ce lo devo mettere sopra. Non è adesivo, è magnetico. No, è calamitato. È calamitato, c'è una calamità naturale. È un genio sto ragazzo, è un genio. Raga. Sopra presenta... Di nuovo le porte USB. Che cosa sono stavolta? Il tasto di accensione. Qui, per fare il replay. Se perdi, ti ammazzano su Fortnite, premi il tasto e ricomincia. Tasto del replay. Puoi resettare la kill. Sì. Ai mondiali di League of Legends, quando parte il replay di un'azione, fanno così. Premono il tasto dalla regia sul computer proprio. Alta copertina sobria. La mia faccia non vedo un Megaport. Spaventato proprio. Questa è l'intro incredibile. Crolliai. No, Giulia Y. Giulia J. Vai, Giulia J. Io crolliai. C R cr L A Y. Crolliai, io leggo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Ciao crolliai. Ci sono i manga. Oh no, è uno di quelli. 13 di Black Clover. Conosco, ma ok. Di Naruto e 91 di One Piece. Il 91 di One Piece. A caso proprio. C'è il pezzo forte. Cioè, la mia postazione, ragazzi. Passiamo alle cuffie. Queste qua che sono molto popolari. No, le Pixelent. Questo qua è molto economico. È veramente buono. Sì. Ha la cuffietta. Così è l'aspetto naturale. Allora, questa vendatura è stata così in natura, lo yacht. Vlog, due punti. Casa mia, chiusa parentesi, punto esclamativo. Ordiniamo a pizza. Non so se la scorreggia.
accendiamo la luce. Star Wars. Sono a casa mia, ragazzi, questa è la mia cameretta. Casa mia, ragazzi. Qui c'è tutta la scrivania col computer. Odio quel computer, Bauer. Oggi è un nuovo vlog. Ovviamente i vlog si fanno fuori, diciamo, si fanno all'aperto fuori. Ma ragazzi, questo è un nuovo vlog. E ragazzi, ragazzi, ho appena ordinato la pizza e vedremo quando arriverà. Ancora in verità la devo ordinare, fra poco la ordinerò. Ah, non perché è ordinata. Ho una fame da lupi, non potete capire quanto fame ho. Fa vedere la trippa per bene. Ho una sì. fame margherita perché non voglio ingrassare troppo. Perché non voglio proprio mangiare. Ok, capisco. Il PC, come vi ho detto, che non so se farò video sul PC, ovviamente. Non posso portare forte, quindi me ne devo comprare proprio un nuovo. Non so se proprio devo comprare un nuovo del tutto. Partito Eminem all'improvviso. Senti come entra in galleria e fa l'extra beat. Quindi me ne devo comprare proprio un nuovo. Non so se proprio devo comprare un nuovo del tutto. Non so. Ci vediamo quando ordineremo la pizza e niente. Bella. Spesa. Ragazzi, vedi, lui non vuole ingrassare, Mauri, quindi prende semplicemente una pizza e della Nutella. Sì, la pizza è arrivata. Madonna, ma scusate, che cazzo hanno fatto? Ma quanta mozzarella ci ha messo? Ci ha messo una mozzarella intera per ogni fetta di pizza, non ho capito. Però deve essere buona. Deve essere anche un mattone, però sì. Vabbè, Mauri, ma tanto lui la prende margherita perché non vuole ingrassare. Non vuole ingrassare. Sono soltanto 140 grammi di grasso in quella pizza. Quante cazzi lui. Si è spaventato. Aiuto, questa luce mi farà molto male. Perché Joe Gamer fa parte della postazione. Saluta. Lui è scemo. Qui giù, ragazzi, qui giù. No, non far vedere queste foto, se no si disiscrivono che è del Milan. È del Milan, ragazzi. È illegale. Una parte, diciamo, assemblato io. Bomba nucleare. È un computer molto veloce. Velocissimo, Mauri. Se inizia a correre, non lo prendi più. Che ha detto? Non si parla in napoletano. Non si parla in napoletano, ah, giusto. Sono molto da game in questa serie. Okay. Molto professionale, 20.000 euro dall'IKEA, dallo spacciatore di turno. No! Vai, vai, picchialo, picchialo! Saluta Antonio. Non andava ancora di moda. Stai inquadrando il MacBook. MacBook. Il MacBook. No, non respira. Cosa? Non respira. Allora, non ho capito bene. Mia nonna non respira. Ho rifatto la postazione da gaming. Allora, è una strana posizione per il sesso questa. Posizione da gaming? Sta facendo i provini, vedi il divano? Che ogni postazione. Quindi, se vuoi... Cosa c'era scritto? Ho letto discriminazione. Link in desciozione. Link in desciozione. Hashtag desciozione. No! Mamma che piaga sti bambini con questo editing. Quaderni qua, libri di materie italiane. Materie italiane? Scuola, non chiedi per chi abbia una palla del Barcellona. Autografata a tutti i giocatori. A chi l'ha rubata? Non chiedemelo perché non ho un'idea. Bomboletto di aria compressa. Ah, poi okay. Qua c'è il mio casco che uso per andare in moto. Ok, in non è di Napoli. Sicuramente non è qua. Tra il piano più in alto abbiamo la nostra collezione di prodotti Apple. Voi Apple fanboy, no. In realtà collezioniamo oggetti Apple di tutti e di più. Mamma infatti mia, là c'è proprio il primo telefono uscito fino all'ultimo. Questo qua è l'iPhone. Al 3G, 3. Non è il primo. Il telefono c'è. Il telefono c'è, che culo. Ribadisco, mentre non siamo andati. Sia a sinistra che a destra. La collezione di Monster, Mauri, guarda lì. Di... Mamma mia. Io oltre sono le cose Apple. Sfigatato il Monster, infatti appena ne vedo una che non ho, faccio di tutto pur di averla. Anche questa 15 euro, io ve lo giuro, la compro pur di averla. È satanato, Mauri, vedi dei suoi occhi. Io la compro, anche se non mi piace, la compro. Devo averle. È tipo i fan di Nintendo, questi giochi nuovi Pokémon fanno schifo, sì. Li compro tutti. Raga, ecco, cioè tu inizi il video, raga. Plastica con... Pure a numero 4, voglio sapere cos'è. Poi qui abbiamo l'ora. Qui abbiamo l'ora. Abbiamo la zona della la Madonna, quante? Quante? Lasciateli qui ci sono per i terra. Cinturini dell'Apple Watch, che tra l'altro non ha il polso, un attimo. Molto meglio. Flex. Apposta, grande flex, grande flex. Ci sono dei giochi. Laboratorio di ingegneria, che bel gioco. Ce li ho anch'io quelli. Sono ancora a casa della nonna, però, i fucili di Fortnite. Sì. Siete pronti per la vita? La vita. Pronti alla vita? Uno. Che ve ne pare? C'è una carenza incredibile! Dov'è il tappetino? Non hanno ancora imparato, Rick. Se solo ci fosse un incredibile tappetino. Guarda i colori a tastiera, nero e blu. Viene in mente un tappetino degno che possa far parte di questa postazione e che faccia pandan con la tastiera? Forse. Questo PC qua non supporta due schermi, quindi cosa ho fatto io? Che hai fatto?
La PlayStation? Il browser web della PlayStation. LOL. Fatti si vedere da quanto era laggoso. Sì, infatti. Coca-Cola. Però ce l'hai la... Ma è sulla spazzatura la PlayStation. C'è sulla spazzatura, ragazzi. È sul cestino della spazzatura la PlayStation. Oh, priorità. Ah, certo. Questo è uno di quei video un po' off topic che ogni tanto bisogna mettere. Ispira. Pikachu. Tremoto. Turino. Mamma mia. C'è che random versione napoletana. Dai, guarda tu là, mamma mia. Chi sei? Chi sei? Non voglio sapere. Chi sei? Yashiru. Sazza. Hai zipurari. Ancora, ancora. Chi sei? C'è che random. Ha ballato con Mario in casa. Che ha detto? Balla. C'è disagio. Ok, niente, come non detto. Io non so cosa dire. Io non so cosa dire, neanch'io. Non lo so, Mauri, questo è stato tipo... è stato quel boost di cringe che non ti aspetti dal nulla. Sai che ogni tanto ci vuole. Ripeto, la parola fame finché il pranzo non è pronto. Ok. Fame. Quel video dura 14 minuti. Metto due per Mauri. Fame. Che disagio, Mauri, sti video. Fame. Mauri, perché stai guardando sto video? Guarda quanto è sofferente, Mauri. Lui vuole mangiare, cioè. Fame. Oh, rip. Appena è arrivata la mamma ha detto tra 10 minuti è pronto. Cioè, gli è venuto un infarto. Avresti la lezione di italiano? Fame. Rispondimi. Fame. Sì. Che sta facendo? Perché sto facendo che finché non mi viene da mangiare devo dire fame. Fame. Adesso è annichilito perché la mamma gli ha detto 13 minuti è pronto. È già 13 minuti che sta dicendo fame. Mi dispiace tanto. Porco. Mi è piaciuto un sacco. E fu così che finì il video della fame, ragazzi.